dell'avvocato Stancanelli, come a lui piace essere chiamato, voglio ricordare un aneddoto al quale mi lega per capire la valenza dell'uomo. Io vengo nominato assessore al comune di Catania, dopo 3 giorni devo andare in aula perché avevamo in approvazione il bilancio. Vado in aula, dico le cose, per 3 giorni mi chiudo in studio, dico quello che devo dire e così per i mesi successivi. Dopo circa 3 mesi vado dal sindaco, allora lo chiamavo così, e gli dico: sindaco, io da 3 mesi vado in aula e dico quello che ritengo sia giusto, ma quello che ritengo sia giusto per me è giusto anche per te? Raffaele Stancanelli mi guarda e mi dice: vai avanti con la tua sensibilità. Questo è l'unico discorso di merito che abbiamo fatto in 3 anni. Raffaele Stancanelli è l'esempio concreto di chi può essere autorevole senza essere autoritario. L'ha dimostrato nei 5 anni di amministrazione a Catania. Basta farsi una passeggiata a Catania ogni giorno con lui per capire quanto la gente gli voglia bene. Raffaele. Francesco, io voglio che sia qui anche Francesco, perché Francesco insieme a me e insieme a Raffaele ha condiviso per alcuni mesi una battaglia importante che è appena iniziata, che è quella dell'amministrazione della regione siciliana, dando un contributo notevolissimo col suo apporto, col suo impegno, con la sua capacità. Quindi un saluto da parte di Francesco e poi la parola a Raffaele Stancanelli.